Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuto Mario Monti, Buonasera. Senatore a vita. Buonasera, bentornato Massimo Buonasera. Giannini, direttore di Radio Capital. Buonasera, Buonasera, bentornato Luca Telese, giornalista. Avete sentito, l'Italia è tecnicamente in recessione, ma il governo non solo non è preoccupato, ma dice anche che è colpa di chi li ha preceduti. Pubblicità. Senatore Monti, l'Italia è tecnicamente in recessione, il governo non è preoccupato, ha detto che è la colpa dei predecessori, quindi è colpa dei governi Renzi Gentiloni se l'Italia è in recessione? Ma questa è una recessione tecnica, però di origine politica, perché sicuramente la incertezza che si è diffusa non solo nel periodo elettorale, il che è normale, ma anche in questi primi 8 o quanti sono mesi di governo, ha di sicuro contribuito a far cadere, non a rilanciare l'attività economica. Quindi è una recessione tecnica di origine politica dovuta in qualche misura al contesto internazionale che sta diventando meno favorevole, ma io credo a un clima non positivo per l'andamento dell'economia e anche a specifici provvedimenti presi dal governo attuale. Ecco, Di Maio ha aggiunto che c'è chi ha mentito sull'uscita della crisi. Con i governi Renzi-Gentiloni si era usciti dalla crisi o no? Ma è tenera questa affermazione del vicepresidente Di Maio, perché d'altra parte lui diceva l'altro giorno che siamo alla vigilia di un boom, quindi bisogna sempre avere comprensione nei confronti di chi parla, politici sempre sotto pressione, ma i governi precedenti secondo me hanno fatto una cosa sola grandemente sbagliata e è l'unica che il governo attuale ha ripreso. E cioè considerare vittoria per la nazione quando Bruxelles consente di fare un po' di disavanzo pubblico in più. Questo Renzi, Gentiloni e Conte l'hanno in comune. Per il resto questo governo è meno capace di capire che cosa servirebbe per rilanciare l'economia di quanto non fossero i due governi precedenti che hanno fatto qualcosa per l'economia. Massimo Giannini, è anche vero che in soli 8 mesi, con le misure simbolo non ancora in vigore, non si può dire che questo governo sia responsabile della recessione. È altrettanto vero che per i precedenti governi c'era il segno più davanti, quindi stavamo facendo un po' di crescita. Sì, quindi io direi che è il solito gioco dello scaricabarile italiano. È un vezzo di tutti i governi che arrivano, soprattutto quando rappresentano una maggioranza diversa da quella che governava prima, dire ci hanno lasciato il buco nei conti pubblici. Lo ricordavamo prima, Berlusconi nel 2001 con Giulio Tremonti da Bruno Vespa che alla lavagnetta dimostra il gigantesco buco che gli ha lasciato Giuliano Amato. Adesso lo schema si ripete, però fatta questa tara a un vizio politico che riguarda tutti, come si fa a dire noi non c'entriamo nulla? Quando intanto governi da 7 mesi e poi dici alcune cose, oltre ad averne fatte, dici alcune cose. Per esempio dici che hai già esaurito, perché lo hai effettuato, l'85% del contenuto del contratto di governo. Questo hanno detto, l'ha detto Di Maio, lo conferma Di Battista e anche Salvini. Poi non solo, fai il decreto dignità, quello che modifica il Jobs Act di Renzi, giustamente criticato secondo me, e dici... Questa è la Waterloo del precariato. Con questo decreto il precariato finisce. Poi fai la manovra del popolo e dici che con quella manovra il paese riparte. Parli di boom economico. Giuseppe Conte 3 giorni fa diceva, secondo me quest'anno cresceremo dell'1,2
1,5%. Allora, se mettiamo insieme tutte queste cose, tu ti rendi conto che sono loro stessi a dire che hanno cambiato le cose in questo paese. Poi arrivano i dati della congiuntura e dimostrano l'esatto contrario, beh, allora non puoi chiamarti fuori, perché gli italiani alla fine se ne renderanno pur conto che le tante promesse che continuano ad essere ancora alimentate cozzano contro i dati della realtà. Luca Telese, perché Di Maio poche settimane fa ha detto che eravamo, lo ricordava prima Monti, alla vigilia di un boom economico? È stato troppo imprudente e il modo adesso di affrontare la recessione ti convince? Beh sì, imprudente perché a furia di vendere pentole si fa molta propaganda, però penso due cose diverse da quelle che sono state dette. La prima, magari questa manovra produrrà risultati straordinari o magari disastrosi, deve ancora entrare in funzione. Per il ritardo dei decreti, per tutta la genesi che sappiamo per la trattativa con l'Europa, di fatto le norme sono appena attive. Da 48 ore si stanno raccogliendo le richieste di pensione. La seconda cosa che mi colpisce è questa, trovo veramente stucchevole in questo paese, ma c'è sempre stato, l'hanno fatto i grillini, l'hanno fatto i piddini, il gioco di dire c'è la crisi, è colpa di chi mi ha preceduto o colpa di chi è al governo se sono all'opposizione o viceversa. Allora, il principale responsabile di questa frenata, lo dicono gli analisti, sono produzione industriale, che rallenta bruscamente anche in Germania, e mercato dell'auto. Io voglio dire una cosa perché ho sentito i colleghi in quattro ruote disperati. Il mercato dell'auto è il principale, forse come quota di parte, il principale responsabile di questa frenata. Ed è crollato per un provvedimento demenziale che ha dato il colpo di grazia agli acquisti delle auto nuove, che è una cosa congiunta, destra-sinistra, regioni centrodestra, regioni centrosinistra e forse anche altri, che hanno praticamente impedito, fatto delle circolari draconiane che impediscono la circolazione dei motori Euro 4. Quindi in Italia nessuno più compra macchine. La Fiat, l'ultimissima cosa telegrafica, fa solo 3 modelli con il marchio Fiat in Italia. Quando qualcuno si porrà questo problema e finirà di santificare Manchionne, dirà: ma come, la Fiat in Italia non produce più 3 macchine col marchio Fiat? Allora, senatore Monti, vorrei sapere cosa pensa della tesi che ci ha appena illustrato Telese e vorrei anche sapere cosa pensa di quello che ha detto il Premier Conte, che appunto ha detto che non è preoccupato perché quest'anno, quindi nel 2019, è sicuro che ci sarà un rilancio della nostra economia. Troppo ottimista? Peraltro il Premier Conte oggi, Luca, ha detto che la colpa di questa recessione, di questa crisi economica, è ancora l'incertezza sulla guerra dei dazi tra Trump e la Cina. Insomma, abbiamo fatto un gran calderone alla fine. Ma io aggiungerei due cose al calderone che forse possono contribuire a farcelo capire meglio. Primo, è vero, come è stato detto, che diverse misure devono ancora entrare in vigore, però una misura non voluta è entrata in vigore subito, cioè il rialzo dei tassi di interesse, che è stato causato fin dall'inizio della vita del governo per l'aspettativa che si è creata volontariamente da parte del governo di un'Italia baldanzosa, rissosa, insofferente. Beh, però adesso lo spread è molto fra più basso. Fra ieri e oggi ha toccato il minimo dell'ultimo mese, 240. Questo è molto bene. Ma risparmiamo 2 miliardi, quindi non è sì, poco. No, è molto bene, però siamo stati a 320. E poi oggi la Spagna è a 105, noi siamo a 240. La Francia, che ogni sabato è paralizzata, è a 40. Quindi noi eravamo ridiscesi finalmente verso il 125-150, quindi questo effetto che frena gli investimenti privati c'è. L'altra cosa, d'accordo con Luca Telese, c'è anche l'impatto del quadro internazionale, però se andiamo a vedere nello specifico... E c'è la Fiat. No, d'accordo, però nell'ultimo trimestre di cui abbiamo adesso avuto i dati, l'export è andato abbastanza bene per l'Italia. Che sono andate male sono la domanda interna e la domanda per investimento, quindi le componenti... Ma la domanda interna verrà rilanciata adesso tramite il reddito di cittadinanza... Lo speriamo tutti, però per ora la realtà è che c'è anche una componente endogena, cioè fabbricata in Italia, di questa recessione tecnica in parte di origine politica. Ma io penso una cosa...
Mario Draghi, in un discorso molto bello che ha fatto poco più di un mese fa alla scuola Sant'Anna di Pisa, ha spiegato per quale ragione l'Italia, ma non da ieri, non da un mese fa, non da 10 anni fa, ma da quasi 30 anni, cresce molto meno di tutti gli altri paesi europei e per quale ragione la produttività in Italia è mediamente meno della metà di quella degli altri paesi europei. Quindi noi abbiamo un problema strutturale che non nasce certo oggi col governo giallo-verde. Però, proprio a proposito delle misure che tu accennavi un attimo fa e che il governo ha messo in campo, reddito di cittadinanza e quota 100 sono i due capisaldi di questa manovra economica. Ecco, su quello purtroppo, se il tema è rilanciare la crescita del paese, purtroppo non ci siamo. Io dico, benissimo, il reddito di cittadinanza, l'ho già detto più di una volta, è stata una misura ed è una misura importante perché viene incontro ai bisogni reali di 5 milioni di persone che sono in povertà. Ma quella è una misura redistributiva e di sussidio, per così dire. La parte di volano per l'economia, cioè di crescita dei posti di lavoro, è tutta da dimostrare. Aggiungo, secondo i documenti del governo, l'impatto del reddito di cittadinanza quest'anno e il prossimo sull'aumento del prodotto interno lordo è pari allo 0,2%, quindi loro stessi, in questo caso onestamente, anche se poi nella propaganda verbale dicono l'opposto, devono riconoscere nei documenti tecnici che il reddito di cittadinanza è una ottima, può essere un'ottima misura di redistribuzione, ma non di creazione di ricchezza. Gli investimenti sono completamente fermi quest'anno. Questo è il vero punto drammatico di questa manovra. E se devi rilanciare la crescita, ma blocchi gli investimenti, è chiaro che non andrai lontano. E se fai una giusta ridistribuzione del reddito, era ora, a favore dei meno abbienti, secondo me la fai pagare dai più abbienti, non dagli italiani di domani attraverso il debito pubblico, che staranno peggio degli italiani abbienti e non abbienti di oggi. Cioè, quindi bisognava mettere una patrimoniale, esempio, bisognava mettere una tassa in più sui più abbienti. Ma a questo punto, visto che siamo in recessione tecnica, secondo lei una correzione della manovra economica sarà inevitabile? Una manovra correttiva? Credo di sì, del resto ci sono anche delle clausole che sono state stabilite con l'Unione Europea, ci saranno delle verifiche, ma io vorrei dire questa recessione era meglio che non ci fosse, non deve essere presa alla leggera come mi pare abbia fatto lo stesso Presidente del Consiglio, ma dovremmo cercare di guardare più avanti, cioè in Italia oggi non c'è nessuno, certamente nessuno nel mondo politico, che si chieda come sarà l'Italia, il suo posto nel mondo nel 2030, che è domani, e quindi non abbiamo la minima idea di come il sistema italiano potrà svilupparsi. E quindi questo è preoccupante, lei dice. Questo è preoccupante. Però, prego. Abbiamo anche tanti giovani al governo, no? Luca Telese. La visione del mondo, i politici non se la possono permettere o proprio non ce l'hanno? Ma loro credono fideisticamente in queste misure. L'Istat, fra l'altro con un presidente che era nominato a Renzi, ha detto il reddito fa salire lo 0,3. Credo che però se i grillini e il Movimento 5 Stelle fosse conseguente con quello che ha detto, ad esempio sul problema dell'auto, doveva andare da Manley, il successore di Marchionne, e dire: senti, dimmi che cosa vuoi per fare l'auto ibrida in Italia. Perché se uno parla di futuro, se il professor Monti parla di 2030, il problema è che cosa venderai nel 2030 e soprattutto se l'Italia resterà un grande paese industriale. Questa europeo, è la grande domanda. Europeo. Ma sì, in questo caso sull'ibrido non c'è un rischio di diseuropeizzazione. Sarà ancora una penisola dell'Europa o di altro? Lei cosa pensa? Che rischi di non essere europeo? Che rischiamo di avere una popolazione o comunque una classe politica che preferisce non essere europea, che non assume consapevolmente le responsabilità di un grande paese europeo, che ha lasciato perdere la possibilità di avere anche tra Italia e Francia, che oggi ci sembrano i due combattenti, un buon trattato bilaterale dentro il quadro europeo, possibilità che c'era con Macron e Gentiloni, e siamo solo a piangere o a ridere di stizza perché ad Aquisgrana c'è stato un ulteriore passo avanti
nella collaborazione franco-tedesca. Ecco, ma questo governo è europeista o no? L'ha capito lei? Questo governo dice, come tutti, di non rifiutare l'Europa, ma questa per loro è una posizione nuova rispetto a un anno fa, ma di volerla cambiare. Sta però dimostrando, a mio giudizio, purtroppo totale incapacità di valutazione politico-strategica. Per esempio, abbiamo con entusiasmo cercato di abbracciare un'alleanza con i paesi di Visegrad, aspirando forse ad essere lo strapuntino meridionale del convoglio di Visegrad, quindi Ungheria, Polonia, Slovacchia, eccetera, quando era chiarissimo a chiunque non avesse le fette di prosciutto sugli occhi che quei paesi, salvo condividere con la Neo Italia il desiderio di non avere nessuno straniero che entra sul territorio europeo, però su tutto il resto sono su posizioni antitetiche, non vogliono prendersi una quota di rifugiati, non vogliono che si dia più flessibilità per fare il disavanzo, alcuni di loro detestano la Russia, che sembra adesso essere il nostro migliore... nuovo punto di riferimento. Sì. Senta, Monti, poi ti do subito la parola, Massimo. Però, quando parliamo di questo governo, dobbiamo anche dire che diciamo la linea dura, il pugno di ferro tenuto in particolare da alcuni ministri con l'Europa ci ha consentito per esempio di sforare al 2% per la manovra economica, la redistribuzione dei migranti comunque è cominciata. Quindi qualche cosa ha ottenuto, in particolare Salvini, che diciamo è sicuramente il più combattivo, per usare un eufemismo. Essere combattivi va bene, e l'Europa non è un continente di mammole, quindi questo ben venga. Però occorre anche una conoscenza della strategia, e io credo che avere dichiarato grande successo dell'Italia al Consiglio europeo di giugno, che avrebbe risolto, secondo il nostro Presidente del Consiglio, strutturalmente questo problema della distribuzione dei rifugiati. E poi dover fare, ma è bene farla, la questua, sia pure con tono molto forte, per collocare qualche unità in qualche paese, ecco, c'è una sproporzione. Io preferirei un'Italia che digrignasse meno i denti, ma si facesse rispettare di più, anziché essere derisa dagli altri paesi, che riuscisse a installarsi in una cabina di regia d'Europa per poter finalmente persuadere gli altri, tutti, a fare più strutturalmente una politica per la migrazione e per i profughi. La interpello proprio come senatore adesso, in modo specifico. Prima più come ex presidente del Consiglio, economista. Sa già come voterà, se mai si trovasse a dover votare in aula sulla autorizzazione a procedere contro Salvini per la questione della nave di Ciotti? Credo che mi troverò a dover votare in aula dopo che la giunta per le autorizzazioni a procedere avrà esaurito il suo lavoro. Sono abituato a vedere le carte prima di decidere che posizione tenere. Quello che posso dire a questo stadio, ma è solo una posizione, diciamo in termini generali, io ho molto caro lo Stato di diritto, e personalmente quando si tratta di vedere se sia o no giustificato un certo oltrepassare i limiti dello Stato di diritto, e qui non so se ci sia stato, ma io per esempio non considero valide giustificazioni il fatto che si siano date promesse elettorali, che si abbia avuto un riscontro di milioni e milioni di voti, oppure che una certa cosa faccia parte di un contratto di governo tra due privati come sono due partiti politici. Per me lo Stato di diritto è qualcosa di più. Perché Salvini in serata ha detto due cose. Ha detto che chi legge le carte non ha dubbi su come votare, quindi votare contro l'autorizzazione a procedere, e che il processo sarebbe un'invasione di campo. Dice Salvini, vice premier, ministro dell'interno: io ero tranquillo, ma tutti gli amici mi hanno detto che il processo sarebbe un'invasione di campo senza precedenti. Però Salvini contraddice Salvini, perché disse: venite, processatemi,
Cioè in Italia c'è l'obbligatorietà dell'azione penale e quindi è un fatto positivo che un magistrato possa indagare un ministro. Poi ci sono le aule, ci sono i giudizi, dopo aver detto venite, giudicatemi, eccomi qui, aveva appeso l'avviso di garanzia sulla cornice, fare una marcia indietro. Ma forse teme che in caso di condanna scatterebbe la Severino e non sarebbe più candidabile a quel punto. Forse Severino quello. Collega della Fornero, guardi un po' che cosa abbiamo già tutto che avete combinato. Che ha fatto lei col suo governo. No, però una cosa evidente. No, però vorrei sottolineare per chiarezza che io non ho ancora una posizione su questa questione. Sì, perché deve leggere le carte. Tutti vogliono leggere le carte, però alcune cose secondo me sono già abbastanza evidenti. Salvini si fa scudo dietro un principio che gli hanno spiegato sia la collega ministra Giulia Bongiorno sia il magistrato amico Carlo Nordio, e cioè che l'atto che lui ha compiuto è un atto politico e per alcuni versi sulla base di una legge costituzionale del 1989 insindacabile dall'autorità giudiziaria, perché lui dice io ho agito nel preminente interesse nazionale. Questo testualmente sulla base di quello che dice quella legge costituzionale. Quindi la mia opera non è sindacabile dalla magistratura. È una tesi abbastanza stravagante questa. Gli hanno anche spiegato probabilmente che viceversa gli estremi, perché lui vada a processo e forse venga anche condannato, c'erano tutti. Questo spiega il voltafaccia di Salvini, che fa vedere l'avviso di garanzia nella diretta Facebook e se lo appunta sul petto come una medaglia. Poi due giorni prima, con la lettera al Corriere della Sera, cambia radicalmente linea e dice nessuno mi può processare. E fa una chiamata di correo rispetto a tutto il governo, perché dice ai 5 Stelle voi adesso non potete tirarvi indietro. Se è un atto politico l'abbiamo fatto tutti insieme. E questa è una gigantesca fregatura per il Movimento 5 Stelle, che adesso non sa che fare. Ecco, e lo mette in grossa difficoltà il Movimento 5 Stelle. No, sì, è un problema di metodo, quello che ha ventilato Massimo, che esula dal merito del problema. Cioè c'era una grande battaglia dei 5 Stelle che dicevano giusto o sbagliato noi non vogliamo giustizie private, giusto o sbagliato non vogliamo la giustizia della casta. Io ero in Parlamento quando ci furono boati per voti a favore di Cosentino, due volte fu assolto, voti a favore di indagati di qualunque segno e colore, e l'accusa dei 5 Stelle era sempre voi del palazzo vi fate una giustizia vostra. Adesso il problema è che se hai sempre detto in linea di principio non vuoi una giustizia diversa, rinchiudersi in un voto politico vuol dire smentire questa grande battaglia che i 5 Stelle avevano fatto, che uno poteva condividere o meno, però dicevano noi non vogliamo nessuna guarentigia, non vogliamo. Il discorso che ha fatto Massimo ricorda un Forlani invece. Non un Forlani, addirittura Moro degli anni Moro. 70 diceva abbiamo le mani pulite. Sì, io l'ho scritto l'altro ieri, un atto, mi assumo la responsabilità politica di questa scelta. Dopodiché, scusa, una cosa rapidissima, evocare l'interesse nazionale, dice Salvini, io ho difeso i confini della patria di fronte a una piccola nave con 42 poveri disgraziati. Soprattutto era una nave italiana, difeso, la 18. L'hai difeso da che cosa? Da che cosa stai difendendo i confini della patria? Non esiste da decine di poveracci che arrivano sulle navi. Dell'interesse nazionale a difesa dei patri confini, secondo lei, senatore Monti? Sono ansioso, soprattutto dopo questa conversazione, di vedere le carte. Comunque ho già detto chiaramente che per me lo Stato di diritto è a un livello superiore rispetto a un mandato chiaro elettorale che faccia sgorgare dalla volontà del popolo qualsiasi cosa uno faccia. Senta, Presidente Monti, la convince l'iniziativa di Carlo Calenda per una lista unica con un tratto fortemente filo europeista alle elezioni di maggio? Ma mi piace molto questa finalità europeistica che nasce nell'alveo in fondo di una cultura, quella del PD, al quale Calenda è appartenuto o appartiene. Lei fu il primo a candidarlo, no? Sì, ma non nella lista del PD. Comunque, non fu eletto, sì. Però ha dato prova di notevole capacità poi come ministro. Quindi mi fa molto piacere che anche nell'alveo del PD, e ricordiamoci che Renzi è stato
un po' un precursore dei populisti anti-europei, con maggiore garbo, con maggiore discrezione, ma un giorno sì e un giorno no, parlava male dell'Europa, ridicolizzandola, la maestrina, la lavagna, queste la cose bandiera. Qui. La bandiera. E quindi ecco, che molta gente prenda sul serio questa proposta di Calenda mi sembra interessante. Ma lei potrebbe votare una lista di questo genere? Salirebbe sul palco con la Boldrini e con Calenda e con Zingaretti? Ma io sui palchi non salgo, mai. spero che non mi tocchi quello della ghigliottina. Ma se la invitano, no, non sulla ghigliottina, grazie, ma Calenda, Zingaretti e Lamboldini dicono facciamo lista in Italia. Per l'Europa. Tutte le anime progressiste. Le assicuro che troverò modo per confermare il mio spirito europeista che è anche precedente ai loro, tranne che per la Bonino, e per ricordare che vedo con piacere anche il sorgere di altre iniziative, come per esempio il fatto che adesso un altro eletto, Benedetto della Vedova, in una breve lista che avevo, cioè in una lista che avevo formato brevemente, è diventato il nuovo segretario di più Europa. Montiani sono comunque, però non ha risposto alla domanda, perché dire sì o no la imbarazza stare con la Boldrini, Zingaretti e Calenda, tutti e tre insieme? Guardi, sulle mie convinzioni europeistiche potrei stare anche con Salvini e Di Maio in assoluto decoro, perché se io fossi lì significa che stanno riconsiderando le loro posizioni. Rispondo col paradosso. Non ti ha risposto in modo diretto. È diventato un politico. E c'è sua moglie qua fuori che lo rimprovererà. Dopo questo, lo chiederemo. La signora è già una discreta violazione della privacy, ma comunque. No, ma se vuole riformularmi la domanda le rispondo ecco, in modo più secco. Con Boldrini e con Calenda. Ci sarà Zingaretti. Insieme. Se mi invitassero a esprimere qual è la mia posizione sull'Europa, sì. Se mi invitassero il manifesto di Calenda lei lo conosce, se mi invitassero a esprimere condivisione con le loro formazioni politiche, sicuramente no. Chiarissimo. E adesso altrettanto chiaro sarà il punto di Paolo Pagliaro, perché abbiamo parlato di politiche migratorie, ma sulla strada di queste politiche del governo c'è un grosso ostacolo che si chiama Corte Costituzionale. Pochi secondi di pubblicità. Il cosiddetto decreto sicurezza ha terremotato il sistema di accoglienza dei migranti, che ora in molti casi finiscono per strada e non hanno più diritto all'assistenza, anche se sono in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Contro il decreto, la Regione Piemonte ha fatto oggi ricorso alla Corte Costituzionale. Lo stesso stanno per fare Toscana, Emilia-Romagna e altre regioni amministrate dal centro-sinistra. Ci vorrà del tempo prima che la Corte si pronunci, ma i suoi orientamenti in tema di politica sull'immigrazione sono molto chiari. Le sentenze più recenti sono di pochi mesi fa. Tra la primavera e l'estate del 2018 sono state dichiarate incostituzionali la legge regionale della Liguria che negava la casa popolare a chi non fosse residente da almeno 10 anni, la legge regionale del Veneto che richiedeva la residenza da almeno 15 anni per accedere agli asili nido e infine la legge nazionale che richiedeva ai cittadini stranieri 10 anni di residenza nello Stato e 5 nella stessa regione per avere diritto ai contributi per il canone d'affitto. L'orientamento della Consulta è in sintonia con numerose direttive dell'Unione Europea che, per quanto riguarda le prestazioni sociali, riconoscono ai cosiddetti soggiornanti di lungo periodo che lavorano e pagano le tasse lo stesso trattamento dei cittadini nazionali. La questione di costituzionalità verrà probabilmente sollevata anche a proposito del reddito di cittadinanza che viene negato agli stranieri che risiedono in Italia da meno di 10 anni. I tecnici di Camera e Senato, nel dossier che analizza il decreto, ricordano che i requisiti di molto superiori ai 5 anni di residenza per le prestazioni sociali agli stranieri sono sempre stati bocciati dalla Consulta. Senatore Monti, oggi Di Maio ha detto che l'emergenza sociale è finita e che ora si procede con una riforma costituzionale. Ci vuole una riforma costituzionale? In Italia in genere non ha portato tanta fortuna ai politici. Lei sta parlando a qualcuno che ha fatto una riforma costituzionale che oggi non so quanti italiani sottoscriverebbero,
nel 2012 la modifica dell'articolo 81 per serrare ancora meglio i vincoli di bilancio, che non ha avuto bisogno di essere... Ecco, meglio che non lo ricordi. L'hanno votata tutti. No, allora, a Di Maio direi ci fornisca ulteriori prove che l'emergenza sociale è finita, che saremmo felici. E stia attento a scommettere troppo sulle riforme costituzionali, perché a parte il menar buono o meno a chi le propone, la mia convinzione almeno è che l'Italia non ha bisogno di nuova Costituzione o nuove istituzioni, ha semplicemente bisogno di una politica più seria e soprattutto ha bisogno che noi cittadini e voi che gestite i media diventiamo meno tolleranti verso i politici. Per esempio, è inammissibile che tutti noi prendiamo come un dato di natura che certe misure debbano essere assolutamente compiute prima delle elezioni, anche se vengono degli aborti di misura, perché si sa che un politico vuole incassare il beneficio. Questo dovrebbe essere unanimemente condannato. E sta naturalmente pensando al reddito di cittadinanza. Sì, ma agli 80 euro di Renzi. Quindi non è una riforma costituzionale. Però anche lei è un politico, ora, è un senatore a vita. E noi comunque lo scriviamo, allora, questo. No, dico, diciamo non può cose. Più dire i politici, insomma, siete tutti in quel circo. Anche la senatrice Segre... Vabbè, certo, questo sicuramente. Non possiamo adesso aprire questo capitolo, no. Ma diciamo abbiamo capito l'appunto. Sì. E io adesso però devo chiudere, quindi ringrazio il Presidente Monti di essere stato con noi. Grazie Massimo Giannini, grazie Luca Telese, buonasera. Grazie spettatori e spettatori. Lina Corrado Formiglia e il suo Piazza Pulita con molti ospiti, come sempre state con noi. E noi ci rivediamo domani 8:30. Arrivederci.